ringrazio prima di tutto il Comune di Sant'Orso di avermi invitato a parlare di acque, sicurezza e cura del territorio, argomento che mi è caro. Secondo me è anche importante considerare, insieme alle belle e interessanti cose che abbiamo visto nelle prime presentazioni, di ciò che fa l'acqua prima di entrare entro il reticolo idrografico, perché tanto possiamo fare, a mio modesto avviso, con cura e manutenzione del territorio e quindi con un'azione preventiva che ci permette di realizzare una buona sinergia e quindi lavorare veramente in modo attivo per prevenire quello che in senso lato è chiamato pericolo o rischio idrogeologico. Titolo del convegno: cambiamenti climatici. Quindi prima di tutto vediamo cosa ci aspettiamo nel prossimo futuro in termini di incremento delle precipitazioni. Allora si parte dal riscaldamento globale, dal famoso effetto serra, e secondo studi abbastanza accurati svolti dalle Nazioni Unite, a fine di questo secolo, quindi nel 2100, secondo quello che ci dicono i vari modelli, ci aspettiamo sicuramente un incremento della temperatura media del nostro globo, e nella più rosa dell'ipotesi parliamo di 2,5-3 gradi e nelle peggiori dell'ipotesi parliamo di 4-5 gradi, e un grado, mezzo grado a livello medio farebbero veramente la differenza. Ho sentito anche il collega Luca Mercalli in una conferenza venuta proprio da noi ad Agripolis, il mezzo grado potrebbe anche tracciare il punto di non ritorno di certi equilibri a livello sia ecologico che di equilibrio idrogeologico. Allora, modelli climatici ci dicono che ogni grado di temperatura si riflette più o meno in un incremento del 6% sull'aggravio dell'intensità delle precipitazioni. Toccando un po' più con mano sul nostro territorio queste cose, noi abbiamo fatto un lavoro di tesi con la dottoressa Belluzzo e insieme anche al dottor Reck che lavora all'ARPA, e abbiamo ottenuto con l'analisi dei dati ARPA delle nostre precipitazioni un dato che secondo me è parecchio interessante per le nostre zone. Cioè, in blu vedete dove con i territori della nostra regione dove secondo analisi di tipo statistico che vanno a discriminare con chiarezza dove si può dire che esiste un trend crescente sull'intensità delle precipitazioni, si vedono proprio le due zone blu e sono le zone della pedemontana, che quindi interessano anche voi, e le due zone quindi che hanno il baricentro in Crespa d'Oro e la zona del Cansiglio, dove l'incremento misurato in termini di precipitazioni massime annuali, che vanno dalle 24 ore a più giorni, è marcato, è chiaro. Quindi questo è un dato, la serie storica analizzata non è lunghissima, però l'analisi statistica è stata fatta in modo rigoroso e in qualche modo ci deve preoccupare, perché che noi piaccia o meno, l'input atteso dovrà crescere, e come anche ha sottolineato l'ingegnere Altissimo, i fatti, le piene misurate lo stanno dimostrando. Volendo guardare con un po' più di attenzione, proprio nel ranking, quindi nella classifica delle stazioni pluviografiche che hanno dato maggior incremento, abbiamo, le vedete in blu, quelle con andamento marcatamente crescente, che sono intorno al vostro comune, al comune di Sant'Orso. Addirittura Crespa d'Oro è proprio la stazione in assoluto delle 100 e passa ARPA analizzate che dimostra un trend crescente. Quindi tutta la provincia di Vicenza e l'area pedemontana ci va un po' preoccupando in questo senso. E il fatto, siccome quando parliamo di precipitazioni da sole non significa nulla se le precipitazioni non vengono associate a una durata, e quindi le durate
che hanno trend significativo crescente sono quelle superiori al giorno, e superiori al giorno vuol dire che 10 mm all'ora di precipitazione con intensità bassa, anche su un ettaro di superficie, mette in gioco volumi, un volume dell'ordine di 100 metri cubi ora, che abbinate al coefficiente di deflusso e abbinate alla nostra trasformazione di uso del territorio, fanno sì che l'input, quindi sul territorio, si avvicini sempre di più all'output, quindi alle risposte di tipo idrologico. Quindi più o meno, con un picco per la provincia di Verona, la nostra area geografica è stata ancora una volta penalizzata da questo. Ciò ha portato a introdurre il concetto compatibilità idraulica sia nella pianificare le trasformazioni, sia nel proporre ogni singolo intervento, ogni singola trasformazione di uso del suolo. Quindi il principio di invarianza idraulica, che è già una nota positiva e che ci costringe, dovrebbe costringere i progettisti seri a massimizzare la ricerca di aree di detenzione o ritenzione temporanea degli apporti di precipitazione, quindi aree di invaso, tetti verdi, recupero di acque meteoriche, pavimentazioni drenanti. Una lieve sfumatura si potrebbe introdurre distinguendo fra invarianza idraulica e invarianza idrologica. Invarianza idrologica è un po' più stretta, quindi non vogliamo che aumentino i volumi complessivi recapitati al reticolo. Invarianza idraulica, ci accontentiamo di contenere i picchi massimi, quindi i colmi di quegli idrogrammi. Quando vengo invitato, tento, per quanto mi sia possibile, anche di cogliere delle informazioni minute sul territorio, perché i discorsi di tipo generale vanno bene per orientare le scelte a un certo livello, però dopo bisogna scontrarsi con le problematiche di ogni singola specifica zona. Quindi cercherò di portare avanti il mio discorso con degli esempi che ho potuto cogliere nella zona che ci interessa. Quindi, primi problemi: interfaccia di zone agricole e di aree urbane. Queste sono immagini dell'evento recente del 2012 che ha visto nel comune di Marano Vicentino l'allagamento di un paio di aree, e la cosa che volevo sottolineare è proprio il problema di interfaccia, cioè quando l'urbano diventa, si espande e va a stretto confine con l'agricolo, diventa sempre più importante che il territorio agricolo sia gestito drenando correttamente le acque e canalizzando correttamente le acque. Perché? Perché sennò gli apporti di volume non sono sostenibili da una rete di tipo fognario, di tipo urbano. Quindi il miglioramento del drenaggio dei campi si potrebbe avvalere di tutte quelle moderne tecniche volte a massimizzare la ritenzione e detenzione delle acque e anche a migliorarne la qualità, per esempio. Quindi un parcheggio nuovo asservito, che viene servito da un'area di bioretention, come si dice, va a migliorare la risposta sia in quantità che qualità delle acque che poi vengono restituite. E qualità delle difese idrauliche, quindi a prescindere dal fatto che è sempre positivo, come giustamente Gilles Goltara ha sottolineato, far sì che i fiumi si riappropriano, riguadagnino lo spazio, ma anche la qualità stessa delle difese idrauliche va opportunamente mantenuta. Quindi oltre agli irrigidimenti, anche la qualità degli irrigidimenti è importante sia per l'ecologia ma anche per la funzionalità idraulica. Chilometri a volte anche di reti di canali di bonifica rivestiti con lastre in calcestruzzo vengono adesso continuamente rifatti per problemi di tipo funzionale. Questo è un esempio del Timonchio non del tutto edificante in questo senso. Poi nodi idraulici, qui siamo a Sant'Orso, abbiamo un bellissimo in senso dell'interesse
nodo di tipo idraulico, confluenza con il timonchiello, con un attraversamento croce d'elitica dal punto di vista idraulico. Allora, è chiaro che i sedimenti vengono trasportati e soprattutto quando ho confluenze molto secche a 90 gradi e che si combinano a una riduzione di pendenza, le sezioni finiscono per essere ingolfate da questi sedimenti. Quindi buono dal punto di vista morfologico, ma viviamo nell'antropocene, oramai ci siamo ben affermati su questo pianeta e bisogna prima di tutto convivere mettendoci in sicurezza. E quindi quello che può essere una valutazione di tipo idraulico sulla sicurezza di una sezione di un attraversamento viene immediatamente messa in crisi nel momento in cui io soffro di un sovralluvionamento, come è successo in questo caso, e dove qualche volta delle piccole accortezze progettuali, delle piccole avvertenze veramente possono rivelarsi vincenti. Per esempio, se voglio aumentare il trasporto, io il dislivello altimetrico non me lo gioco magari con un salto, chiaramente qui la soglia mi difende la pila, ma realizzo a monte uno scivolo per massimizzare la capacità di trasporto. E poi se per esempio a valle c'è una brusca curva in destra idrografica, che magari hanno dovuto anche rifare per via delle erosioni prodotte da una piena, certo un banalissimo tubo in PVC che su quel tratto in curva va a innestarmi dei vortici che dopo provocano delle sottoescavazioni va rimosso. Questa è manutenzione e che costa zero e che ci evita un danno economico anche importante. Piccoli rii, ecco, i rii, i torrenti possono sembrare innocui, ma quando noi vediamo un assetto morfologico di questo tipo dobbiamo capire che il trasporto solido può essere molto attivo e può provocare delle incisioni che non sono negative di per se stesse, ma sono negative nel momento in cui a valle vanno a incontrare delle sezioni critiche come quelle che abbiamo visto in centro a Sant'Orso. Manutenzione della vegetazione lungo le fasce di competenza del torrente è importante. Non dimentichiamoci che sta migliorando la nostra sensibilità ecologica, quindi si passava da un taglio assoluto della vegetazione sull'alveo bagnato a un'indicazione che ci viene dalla normativa di tenere pulito l'alveo, no? Sulla sezione bagnata dalla piena con tempo di ritorno trentennale, quindi una piena non eccezionale, ma una piena abbastanza frequente, ancorché importante, deve trovare l'alveo sgombro. Quindi il discorso sulla vegetazione è molto molto delicato, assolutamente vero, e in questo io, ingegnere Goltar, mi trovo del tutto favorevole, assolutamente vero che sulle classiche golee, sulle classiche piane alluvionali, la vegetazione ha un effetto ritardante, però sul filone principale della corrente, quando sto parlando di corsi d'acqua montani, quando sto parlando di alvei confinati, non facciamoci accecare dallo spirito assolutamente ecologico. Perché? Perché le conseguenze sono queste. Le conseguenze sono centinaia di metri cubi di legname che vengono a essere recapitati con danno per la vita umana. Non allontanandosi molto da qui, in Valdassa, questo è un esempio di selvicoltura di protezione, fra virgolette, che dovrebbe essere senza tanti pensieri praticata, facendo acquistare spazio ad un alveo di tipo, confinato. Poi, altro bel tema che ha a che fare con la manutenzione è quello delle strade e delle interferenze anche della reticolo idrografico minuto con il percorso viario. Qui siamo poco lontano da qui, dopo l'evento del 21 luglio 2014, e questi sono gli effetti non prodotti da un franamento generatosi per caso, ma prodotto dal classico tombotto tubo di attraversamento
che a valle ha lavorato non trovando l'idonea dissipazione, quindi l'idoneo accompagnamento. Situazioni di questo tipo le troviamo dappertutto, qui siamo nel Trevigiano, quindi il fondo privato che deve trovare la strada di servizio per accedere, classico tombotto, però un torrente, un rio, ancorché innocente, ancorché piccolo come questo, trasporta sedimenti anche di 30, 40, 50 cm. Quindi è inammissibile che la sicurezza idraulica si vada a sposare con questa tipologia di situazioni. Anche qui altro frenamento, altro dissesto, altri costi per la collettività. Le strade, le mulattiere diventano vie d'acqua, che è simpatica questa immagine, dove vediamo una mulattiera in sinistra, proprio a sinistra, che si interseca con una vallecola che attraversa il Monte Palio. Strade sterrate, anche sulle strade sterrate è necessario organizzare un reticolo idrografico, quindi quando ho un 10% di pendenza, un temporale importante va a dissestarmi completamente la sede stradale. E anche qui interfaccia pendice abitato, qui siamo il comune di Carré, è chiaro che la lama d'acqua che si genera durante un evento di piena, se non trova un'adeguata intercettazione, diversione a monte, produrrà quello che deve produrre. Allora, tutto il senso del mio discorso di questi pochi minuti è: bisogna proprio pensare a gestire le acque nel momento non in cui arrivano al collettori finali, al bacchiglione, al timonchio, ma bisogna pensare, e qui è ognuno di noi anche come cittadino che è coinvolto, a gestire le acque pensando che grandi o piccolo che sia il moto delle acque va gestito gerarchicamente, quindi pensando a un reticolo idrografico con un suo ordine e con una sua grande o piccola manutenzione che possa essere. Quindi con l'abitato, con la pendice a ridosso dell'abitato, il classico drenaggio è quello che bisogna fare. Oppure anche senza ricorrere a geosintetici costosi, anche il drenaggio storico ha un'efficienza assolutamente importante che deve essere recuperata. Qualche foto che ho fatto camminando e visitando la zona, troviamo esempi, no, di parziale gestione delle acque. Qui abbiamo un canale di gronda sulla sinistra, arriva e si interrompe e la strada diventerà una via d'acqua. Poi, muovendosi anche in un ambito un po' più collinare, agricolo, bisogna anche sempre vedere che ha una pendenza principale, no? Si somma la pendenza del poggio, della collina, quindi diventa importante individuare la direzione principale di ruscellamento delle acque, quindi anche nel gestire il reticolo minuto in un fondo agricolo, no? La disposizione della canaletta di scolo in modo appropriato, quindi ortogonale alla direzione di ruscellamento, è ciò che costa poco dover fare. Quindi i fossi di guardia sono un'ottima situazione di presidio, e a livello di pendice il terrazzamento è assolutamente una delle più antiche forme di difesa che l'uomo ha adottato, sia per coltivare il suolo che per difendersi dal punto di vista idrogeologico. Allora, per esempio, come siamo messi noi, visto che il mio tema è la manutenzione, nell'ambito di un progetto Alpter, un censimento dei terrazzamenti nel Veneto, dove più o meno in tutte le province abbiamo una presenza di rilievo, ha dimostrato che solo il 30% è in uno stato di conservazione accettabile, e mentre il restante 70% sarebbe da mantenere con più decisione, con un 40% di suoli che sono in abbandono e con processi di degrado in atto. Quindi un classico terrazzamento che non va pensato solo come un consolidamento di versante, ma va pensato come una linea di drenaggio, che è la primaria modalità di gestione delle acque superficiali sul mio territorio. E poi un altro tema che mi è particolarmente caro capisco che la manutenzione continua è un po' più dispendiosa, ma
In certe situazioni, soprattutto pedemontane, l'adozione di opere di sostegno di terrazzamenti impermeabili non è positiva. Quindi i muri devono essere drenanti, i vecchi muri a secco lavorano dal punto di vista idrologico bene, perché? Perché dissipano la spinta dell'acqua, quindi risultano nel lungo periodo molto più stabili. E non crediate che durante le piogge, quindi abbiamo due esempi in provincia di Verona e qua vicino, di muri che vengono sollecitati idraulicamente durante gli eventi di piena. Sono anche la gestione del territorio, quindi dal punto di vista idrogeologico, è abbinata anche a una disposizione a filare degli alberi, è anche positiva per conferire un valore aggiunto al nostro paesaggio. Chiudo dicendo che soprattutto in una zona di transizione, qual è quella, la fascia pedemontana, dove in qualche zona il rilievo è meno attivo, non bisogna abbassare la guardia, non bisogna pensare che ci sia minore necessità, e anzi direi che proprio sulla zona di transizione che va concentrata la maggiore attenzione, perché è quella che raccoglie dal monte e quella che dopo trasferisce alla pianura, quindi abbiamo degli esiti a valle e raccogliamo anche gli esiti di ciò che succede a monte. Finisco. Cura è più di manutenzione. La manutenzione, se vogliamo, è un termine freddo. Io faccio manutenzione, faccio cura. Gestire il territorio con cura vuol dire avere sempre un pensiero continuo e costante per ciò che è meglio fare e ciò che è bene continuare a fare, sia nella fase di progettazione e pianificazione, ma poi nella fase del seguire con continuità un certo intervento. Quindi l'attenzione che secondo me deve lavorare a tutti i livelli, perché oramai in tempi di crisi economica si fa presto a dire mi aspetto dallo Stato questo intervento, quest'altro intervento, mi aspetto la grande sistemazione, la grande opera idraulica, ma vi assicuro, io sono stato a volte coinvolto anche discussioni e perizie, se vogliamo, di tipo giudiziario, che sono molto più frequentemente le piccole cose, le piccole manutenzioni che finiscono per avere degli esiti devastanti sulla nostra sicurezza territoriale. Quindi la manutenzione sì, investire sulla manutenzione sì, ma l'attenzione come cura costa poco e dà veramente un valore aggiunto. Quindi la manutenzione che deve essere prestata tanto da noi come cittadini in prima battuta e poi dai tecnici in seconda battuta. Grazie per l'attenzione.